Allora, buongiorno a tutti, prego entrate, chi è fuori si prende posizione, ce la facciamo. Allora, iniziamo. Buongiorno, allora io sono Toraninara, consigliera comunale qui a Pordenone e a me è il compito di introdurre un attimino l'evento, la giornata. Chi siamo? Siamo Movimento 5 Stelle di Pordenone, eletto nel 2016, abbiamo affrontato le amministrative, nel 2016 era la prima volta che ci si presentava qui a Pordenone. Abbiamo avuto un buon risultato e siamo stati eletti in quattro, quindi i nostri quattro consiglieri, Danilo Toneguzzi, Carla Lotto, Samuele Stefanoni, che è qui presente, che è il nostro capogruppo, e la sottoscritta. E ci siamo subito dati, visto che l'argomento è tra passato e futuro, ci siamo subito, vi spiego un po', ecco, il passato, ci siamo subito dati il compito di essere non soltanto cittadini, sentinelle all'interno delle istituzioni, quindi del Consiglio Comunale, ma ci siamo anche dati l'importante compito di essere propositivi, cioè di portare delle proposte e di essere nello specifico entrare nel merito delle questioni, quindi approvando anche quelle mozioni, quelle delibere che venissero presentate anche da altre forze politiche, ma con l'intento di essere propositive per la città di Pordenone e per i cittadini. Quindi questo è stato il nostro obiettivo sin da subito, e la nostra azione nella città di Pordenone si articola in due momenti precisi. Uno appunto all'interno delle istituzioni, ma uno anche all'esterno, perché il contatto con la base per il Movimento 5 Stelle penso sia fondamentale. All'esterno io nello specifico anche vorrei dire una cosa, noi quattro ci siamo trovati ad affrontare questa avventura non avendo mai svolto un ruolo politico all'interno delle istituzioni, però ci siamo dati subito un coordinamento, una collaborazione. E questo ci tengo a dirlo perché, essendo in quattro e avendo delle commissioni diverse, la nostra collaborazione è a tutto campo. Da dove uno non può, per esigenze magari lavorative, entra subito l'altro, e quindi ci si occupa tutti e quattro, si è cercato di poter fare e partecipare a tutte le commissioni del Consiglio Comunale. Quindi questa è una collaborazione che non sempre c'è, ed è invece secondo noi la molla, quella che fa la differenza anche in politica, quindi tra di noi essere molto collaborativi, questo è importante. All'esterno ci è sembrato molto importante invece la comunicazione, quindi un'organizzazione tra di noi sempre con gli attivisti. Perché? Perché senza l'attivismo, senza la base, il movimento perde la sua funzione principale. Quindi abbiamo cercato di non essere carenti da questo punto di vista. Ci siamo organizzati e, come potete vedere alla vostra destra, c'è un roll-up che sintetizza tutti i nostri canali social e soprattutto il sito. Nel sito, che è gestito da due attivisti che ho qua in sala, che colgo l'occasione per ringraziare, uno è Bruno Lorenzini, che si occupa appunto del sito nello specifico, e anche Fabrizio Uda, che si occupa di social. Ci è sembrato importante la comunicazione, quindi organizzarci anche, se voi entrate nel sito vedete tutte le azioni che sono state portate avanti all'interno dell'istituzione, quindi la massima trasparenza e soprattutto la collaborazione, laddove i cittadini possano portare delle istanze, delle criticità della città, ecco che noi le traduciamo in azione politica. Questa è una piccola cosa che invece è una grande cosa, perché il contatto con la base serve proprio a questo, per essere concreti poi all'interno delle istituzioni. Quindi una Pordenone organizzata, lì avete tutti i nostri canali, e colgo anche l'occasione per parlarvi di futuro. Noi
abbiamo deciso comunque di prepararci per il 2021, che è la data delle prossime elezioni, facendo proprio un lavoro di contatto costante e quindi riunioni costanti. Ogni 15 giorni ci troviamo il martedì all'InfoPoint, laddove i cittadini possono venire, portarci le criticità, le istanze e anche lì tradurle non soltanto in azione politica, quindi in mozioni o interrogazioni così di comunale, ma in programma per, in vista del 2021. Noi non vogliamo un programma farlocco, finto, vogliamo un programma partecipato, e questo significa trovarsi ogni 15 giorni, quindi un impegno, formare dei gruppi di lavoro e andare ad affrontare tutte le varie tematiche, dalla viabilità al welfare, tutte. Quindi questo è un impegno che colgo l'occasione per pubblicizzare per il 26, quindi martedì, solitamente è ogni 15 giorni di martedì, alle 21 di sera. Noi abbiamo un infopoint in via Beato Dorico al 12 e questo è l'appuntamento, diciamo, che noi programmiamo per il futuro. Allora, io intanto ringrazio tutti i portavoce che sono presenti. Come vedete abbiamo cercato proprio di fare la filiera dal comune fino a Roma. E io do il, diciamo, tra virgolette, un minutaggio di 5 minuti per i consiglieri comunali, un 5 minuti per il consigliere. Allora, intanto li presento: Samuele Stefanoni, che è consigliere comunale capogruppo del Movimento 5 Stelle qui a Pordenone. Abbiamo Mauro Capozzella come consigliere regionale. Abbiamo la nostra Sabrina De Carlo, parlamentare a Roma, alla Camera, insieme a Luca Sut. Io penso che saranno per voi già molti conosciuti, ma è giusto presentarli. E ovviamente io lo presento come ex ministro alle infrastrutture e ai trasporti, il nostro senatore Danilo Toninelli. La faccia, non sempre quando le cose vanno bene, ma anche nei momenti difficili, io credo che sia fondamentale e sia una peculiarità che non bisogna mai perdere di vista e trascurare. Quindi io, senza dilungarmi oltre, inizierei con Samuele, che vi parlerà della parte, io vi ho portato più la parte esterna di organizzazione sul territorio, e lui parlerà della parte interna, quella all'interno dell'istituzione. Samuele Stefani. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, parlare di proposte politiche e di risultati all'interno delle istituzioni da forza politica di opposizione non è mai facile. Per quale motivo? Perché noi proponiamo idee prevalentemente, dopodiché la realizzazione, l'implementazione e quindi poi anche i meriti nel momento in cui vengono realizzati ci viene rubata, tra virgolette, dalla maggioranza, dalla giunta, dall'amministrazione comunale. Ma proprio perché, come ha detto giustamente Mara Turani, che ringrazio per questa introduzione, noi siamo una forza politica propositiva e al centro della politica devono e dovrebbero rimanere sempre le idee, noi continuiamo a fare questo lavoro con ottimismo e con determinazione. E quali sono i risultati? Io non voglio farvi un lungo elenco perché non è neanche il momento giusto, poi avete il sito, possiamo incontrarci quando volete per parlare di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e quello che intendiamo fare in futuro. Però i risultati, giusto per darvi una panoramica, nel 2019 ad esempio abbiamo fatto approvare all'amministrazione comunale l'istituzione di un fondo, tramite il nostro ordine del giorno, un fondo per incentivi alla rimozione del smaltimento amianto nelle abitazioni private, che vada a copiarsi con il fondo regionale già attivo e che vada ad aiutare quelli che sono i cittadini in difficoltà, che era una situazione, una problematica di questo tipo. Quindi sia un tema di salute, ma sia un tema di tutela dell'ambiente. Abbiamo finalmente eliminato il doppio gettone in consiglio comunale per quando scatta, diciamo, quando il consiglio comunale si protrae oltre la mezzanotte, e vi assicuro che non porterà nessun beneficio nelle tasse locali, quindi nelle tasche di voi cittadini non rimarranno più soldi, ma è una questione semplicemente di rispetto e di principio nei confronti dei cittadini e degli elettori.
e abbiamo riattivato il nucleo investigativo dei carabinieri che da lungo tempo si era dimenticato, che a Pordenone sono scomparsi nel corso di tanti anni, quindi parliamo dal primo dopoguerra fino a diciamo 10 anni fa, sono scomparsi molte opere d'arte e nessuno lo sapeva. Noi abbiamo fatto un'operazione sia mediatica sia concreta, facendo un esposto in procura, che ha permesso la riattivazione di queste indagini e che ci auguriamo che possa portare finalmente chiarezza su una questione veramente delicata e importante come la tutela del patrimonio artistico. Dove sta andando Pordenone? Allora, voi avete visto, è uscita da pochi giorni la classifica del Sole 24 Ore, che vede Pordenone al secondo posto nella classifica della qualità della vita. Quindi parliamo di una città che, senza insomma massima trasparenza, parte da un livello di benessere piuttosto alto. Ma al di là dei proclami, chi si attesterà e chi si vuole attestare il merito di questo risultato, quello che ci interessa è che non si perda la volontà e l'obiettivo di migliorare costantemente la qualità della vita dei cittadini. Quindi si può fare altro? La risposta è naturalmente sì. E come farlo? Allora, l'amministrazione comunale proclama se stessa essere una forza di cambiamento, forse ci ha un po' rubato qualche termine, ma vabbè, non importa, non c'è il trademark sopra. Quindi che cosa ha fatto questa amministrazione e come sta comportandosi? Di sicuro, rispetto alla precedente, un tema di dinamismo e di maggiore dinamicità glielo possiamo concedere. Però se il dinamismo è una questione sine qua non per portare al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, è anche vero che non è sufficiente essere dinamici per migliorarla effettivamente. Quindi, al di là dei cambiamenti e delle operazioni che sono state fino adesso, è vero che è stata migliorata la qualità della vita dei cittadini? Allora, noi crediamo in piccola parte sì, ma in molta parte credo che queste operazioni, quello che è stato fatto finora, abbia più a che fare con una questione di immagine e di percezione che di concreto cambiamento. Sicuramente i cantieri che sono stati attivati qualche cambiamento lo porteranno, sono fondi che sono stati garantiti dal governo centrale, quindi non è che sono nati sotto il materasso dei pordenonesi, però quello che ci interessa, che mi interessa far notare in questo piccolo intervento, è che in un mondo in cui abbiamo costantemente l'ambizione di migliorare l'efficienza, di essere più paralleli, di essere presenti, in cui si accelerano sempre di più tutti i processi, sia di comunicazione sia di risultati, credo che sia il mondo del lavoro, sia il mondo della politica, se non per dire anche il mondo delle relazioni interpersonali, ha sempre maggiori ambizioni e fretta di risultati, sempre maggior ha un obiettivo sempre più stretto nel voler portare a casa e nel vedere l'esito delle operazioni che vengono attuate. Quindi la politica, così come forse anche per il mondo del lavoro, sono costantemente in ansia da risultato, cioè di dimostrare che è stato fatto qualcosa, no? Siete al governo da una settimana, non avete ancora fatto niente, cioè, mi riferisco a frasi di controsenso come queste, assurde dal mio punto di vista, perché la politica è fatta anche soprattutto di visioni a lungo termine, di progetti che vanno nell'ottica di migliorare la vita e la qualità dei cittadini e hanno bisogno necessariamente di orizzonti temporali più lunghi. E quindi anche la politica locale sta soffrendo un po' di questo, secondo me, di questo aspetto. E in questo senso la giunta attuale, secondo noi, sta andando un po' dietro questa fretta di consenso e anche fretta di portare, di dimostrare risultati concreti, anche quando magari in realtà sono semplicemente delle operazioni, per lo più sono operazioni di facciata. E a cosa mi riferisco? La settimana scorsa è uscito, ad esempio, due settimane fa è uscito il progetto sul tema del bullismo. Allora, al tema del bullismo, che è rimasto quasi sotto coperta per un paio di anni, improvvisamente la giunta esce con una proposta che è quella di istituire dei corsi di autodifesa. Allora, al di là del fatto che i corsi di autodifesa vanno sempre bene perché un arricchimento personale, non è la soluzione al problema.
così come al tema della mobilità, si fregia di essere mobilità sostenibile, di avere attenzione verso il tema della mobilità sostenibile, però in realtà le operazioni che sono state portate in consiglio comunale, che sono state votate, avevano a che fare proprio con la fluidificazione del traffico, che non è mobilità sostenibile, non è questo il tema. Per finire con il tema della sicurezza, sto facendo un elenco così rapido, le prime cose che mi sono venute in mente, il tema della sicurezza. Pordenone è una città fondamentalmente sicura, ma quello che hanno portato in campo con l'operazione degli steward urbani ha a che fare non con la risoluzione o il potenziamento del livello di sicurezza all'interno della città e dei quartieri periferici, ma ha a che fare con la percezione della sensazione di sicurezza, quindi portando delle figure che sono pagate dall'amministrazione comunale e dall'amministrazione regionale con il prossimo bando che esce, quindi sono 80.000 euro per il comune, 80.000 euro per la regione, che metteranno in campo sostanzialmente delle figure che sono degli uomini grandi e grossi che non hanno assolutamente nessun potere di intervento, quindi se succede una rissa queste persone devono chiamare la polizia municipale, non possono fare nulla, quindi lavorano semplicemente sul livello di facciata, non sulla risoluzione del problema. Allora, per concludere, che cosa voglio dire con questo? La consapevolezza che i risultati si ottengono con un progetto e con un obiettivo di lungo termine è un qualcosa che dobbiamo portarci a casa sia noi come forza politica del Movimento 5 Stelle, che abbiamo sempre combattuto per i fatti, per i progetti concreti, a discapito anche del consenso, se mi permettete una battuta anche un po' autoironica visto gli ultimi mesi, ma anche una consapevolezza nei confronti dei cittadini che devono scegliere l'amministrazione che ha i progetti che hanno maggior impatto sulla qualità della vita dei cittadini e un po' meno sull'impatto, diciamo, prettamente comunicativo. Grazie. Inutile che vi dica che noi siamo molto orgogliosi di averlo come capogruppo e ci rappresenta molto bene all'interno delle istituzioni. Adesso passiamo la parola al consigliere regionale Mauro Capuzzella. Grazie Mara e grazie a tutti voi per la vostra presenza e la vostra partecipazione. Innanzitutto voglio dirvi che sto attraversando un periodo felice e spero per questo motivo di non essere in controtendenza rispetto al movimento, e vi spiego perché questo è un periodo particolarmente felice, anche se, come sappiamo, felicità a momenti. E una settimana fa abbiamo organizzato un evento proprio qui a Pordenone su un tema naturalistico riguardante i Magrebi, che è questa zona rara e importante che abbraccia vari comuni del Pordenonese e oltre. La sala era piena di persone innamorate del loro territorio e interessate, 250 persone. Ieri sera, in un comune vicino a Pordenone, al Fiume Veneto, qui ci sono anche i ragazzi che hanno organizzato quella serata, c'erano 400 persone in un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle, e vi ringrazio ancora anche per il fatto che c'erano bandiere del Movimento 5 Stelle in ogni dove ieri sera, con 400 persone, dove si parlava di bollette del gestore dell'acqua. Quindi, poi tra l'altro c'è oggi, che vi vedo numerosi, attenti e partecipi. Che cosa voglio dire con questo? Quindi cerco di tradurre gli elementi di questa felicità. Significa che dove il Movimento 5 Stelle si apre, sposa la società civile, dialoga con le associazioni, dialoga con i cittadini e quindi smette quella specie di comunicazione a circuito chiuso, non rivolta all'esterno ma autoreferenziale, io credo che il movimento faccia il suo dovere, cioè abbracci i cittadini e le loro problematiche. Questi qui sono degli esempi, la serata naturalistica, ringrazio Paolo De Anna perché è stata lei, diciamo, a contattare le associazioni e a dialogare con loro, e poi mi ha portato dentro, e quell'evento era organizzato da Mauro Capuzzella come Regione Friuli Venezia Giulia. Questi qui
questi sono degli esempi e non saranno gli unici, perché noi stiamo portando avanti qui nel Pordenonese queste cose, cioè sposarci con la società civile, proporre i progetti, diciamo, arditi come Fiorino di strade, perché non è, poi tra l'altro qui abbiamo l'ex ministro, secondo me non è una bestemmia che il Movimento 5 Stelle parli di viabilità, di strade, anche se poi siamo un po' vincolati da un altro mantra che è, diciamo, il consumo del suolo. E questo l'invito, io più che altro, più che relazionarvi su quello che faccio, è un invito, approfittando del fatto che molti di voi sono attivisti, partecipi anche da più tempo di me, e apriamoci e smettiamo di dialogare tra noi in questa specie di circuito chiuso, dialoghiamo con la società e i risultati piano piano, giorno dopo giorno, arriveranno, esattamente come dice Stefanoni, Samuele, quest'ansia da prestazione, no? Noi lavoriamo sul territorio, giorno dopo giorno, facciamo le nostre cose e non chiacchieriamo fra di noi, ma cerchiamo di parlare e soprattutto ascoltare tutto il mondo che ci sta attorno. Grazie. Grazie a Mauro Capozzella. Allora, un appunto, tenetevi in serbo le domande se ne avete per la fine degli interventi, perché poi ci sarà la possibilità, se qualcuno vorrà, di farle. Intanto passiamo la parola adesso a Sabrina De Carlo, direttamente dalla Camera. Grazie, Sabrina. Buongiorno a tutti, intanto, e grazie veramente di cuore per essere qui oggi, per dedicarci un po' del vostro tempo, il tempo che veramente è una delle cose più preziose che ci rimangono. E grazie ai portavoce per tutto quello che fanno, e veramente grazie di cuore soprattutto agli attivisti, perché anche grazie a loro se riusciamo a portare avanti comunque tutte le nostre iniziative sul territorio. Ieri sera eravamo a Trieste, mi sono avvicinata a una persona che non avevo mai visto e che con gli occhi luminosi mi ha detto: ah, io ho consegnato i volantini per voi e mi ha fatto molto piacere fare qualcosa per voi. Ecco, questa è veramente una cosa importantissima, e soprattutto sono cose che, insomma, ci vedete, almeno a me e Luca, che siamo da lì, nonostante tutto lo vedo abbastanza fresco, e noi siamo un po' spenti ormai, stare lì dentro veramente ci porta via energie, e quindi il contatto con voi, vedere le persone che con speranza, con voglia di fare, ecco, tutto questo ci carica tantissimo, ci dà l'energia per poter andare avanti, per poter proseguire. E soprattutto sono fondamentali questo tipo di appuntamenti, perché ci consentono di raccontare le cose per come stanno davvero, cioè quindi senza nessun tipo di filtro, senza strumentalizzazioni a cui, come sapete, siamo ben soggetti. E niente, io volevo parlarvi di quello di cui mi occupo principalmente, cioè il tema dell'immigrazione, che è un tema che anche nella nostra regione è particolarmente sentito. È un tema su cui in passato sono stati fatti un sacco di errori. È un tema soprattutto su cui gli errori commessi in passato si tendono anche a dimenticare. Ripeto, l'importanza di questi eventi è anche riuscire a ricordare le cose passate per non dimenticare, perché si tende ad abituarci alle cose, si danno forse anche un po' troppo per scontate, dopo un po', insomma, ce le si dimentica. Io prendo sempre l'esempio del pilone che hanno costruito dietro casa di mia madre, tant'è che all'inizio, ovviamente, da un giorno all'altro sono visti questa cosa enorme aprendo le finestre, hanno detto: no, vabbè, insomma, non va bene, cerchiamo un impatto altissimo, questa cosa cerchiamo di risolvere, si sono mobilitati, solo che dopo un mese le persone erano sempre di meno, perché aprivi la finestra e l'occhio cominciava a darti un po' meno fastidio, perché comunque iniziavi ad abituarti al visuale. E alla fine mia madre e altre due persone sono rimasti da soli, e quindi è finita che nessuno più ha continuato a portare avanti questa battaglia contro questi piloni. E questo per dire che
col tempo certe cose si iniziano ad accettare, le dimentichiamo e quindi si fa finta quasi come se non fossero mai successe. E un esempio è proprio appunto l'immigrazione. Cioè io, forse le persone tendono a dimenticare che molti degli errori commessi, molte delle cose che stiamo pagando oggi, sono dovute anche, ad esempio, a quando è stato fatto in passato, come appunto con la Bossi-Fini. Vi ricordo che per ottenere il permesso di soggiorno, quella volta o si aveva un lavoro, oppure bisognava fare una richiesta per motivi umanitari. E quindi a quel punto c'è stato un boom e siamo stati sommersi da questo tipo di richieste. Ma non è finita qui, poi c'è stato un altro tipo di errore, capitato poco dopo, sempre sotto il governo Berlusconi e anche tra l'altro appoggiato ovviamente dalla Lega, perché sono stati ratificati due emendamenti alle convenzioni di Sale Solas, per cui praticamente se le persone venivano recuperate, cioè il porto sicuro veniva assegnato in base alle persone, alla zona, alla regione SAR, Search and Rescue, quindi ricerca e soccorso, dove venivano recuperate le persone. E quindi hanno portato avanti queste convenzioni, pensando che poi anche gli altri le ratificassero, è successo che però Malta non l'ha mai ratificata e quindi noi siamo rimasti col cerino in mano. E a me non piace sentir slogan o comunque minimizzare quello che è veramente un fenomeno molto complesso. E anche i discorsi di chi fa dei paragoni assurdi come «Ah, oggi sono arrivate tantissime persone, ieri non arrivavano». Questo è veramente ridicolo, soprattutto perché non sono dei fattori fissi a determinare l'aumento o la diminuzione dei flussi, ma sono delle questioni molto molto più grandi. Questioni più grandi che vanno gestite anche in contesti molto grandi come appunto quello europeo. E, la questione, gli arrivi dalla Libia, non è una cosa che puoi controllare, cioè non è una cosa che puoi prevedere, dire oggi ne arrivano 8, mai, insomma evitiamo che ne arrivino altrettanti. E comunque vorrei anche sottolineare, insomma anche se non mi piace fare questo tipo di discorso, che insomma adesso non vorrei chiamarla perché appunto la situazione in Libia si sta aggravando molto, e è notizia proprio di ieri oggi dell'aumento dei bombardamenti che pare che non siano mai viste, una gravità che non si è mai vista fino ad oggi, però se andiamo a vedere effettivamente i dati, nell'ultimo mese abbiamo ridotto di un terzo rispetto all'anno scorso gli arrivi nel mese di novembre, però è un discorso che non sta in piedi, cioè complessivamente noi possiamo anche fare un altro tipo di ragionamento, abbiamo detto comunque la tendenza è una riduzione degli arrivi, abbiamo visto che rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni passati, rispetto all'anno scorso li abbiamo addirittura dimezzati, sono arrivate circa 10.000 persone via mare, però nel mentre comunque ne abbiamo rimpatriate circa 6.000, e anche su questo devo dire che è stato fatto un grandissimo lavoro, soprattutto negli ultimi due mesi, anche se nessuno lo dice, perché dovete sapere che l'anno scorso sono state rimpatriate circa 5.000 persone, nonostante gli annunci di ne mandiamo a casa 100.000, 500.000, non so, a un certo punto hanno cominciato a dare i numeri, abbiamo perso anche i conti, e invece soltanto negli ultimi due mesi sono state rimpatriate circa 2.000 persone, quindi comunque il lavoro oggi si sta facendo, anche se si sta cercando ovviamente di correggere gli errori che sono stati commessi in passato. Appunto, parlando di rimpatri, è fondamentale, oltre a quello che si sta ovviamente già facendo, andare a continuare a sviluppare questi accordi bilaterali tra gli stati, una cosa che è mancata nell'ultimo anno e su cui si sta lavorando veramente molto, tant'è che Luigi Di Maio tra l'altro ha presentato da poco questo progetto sui rimpatri, che dovrebbero, che adesso verranno comunque velocizzati e quindi non avranno più le procedure non dureranno più 4 anni come sono durate fino adesso, ma circa 2 anni. Però oltre a questo non è sufficiente, sicuramente bisogna andare a agire poi anche negli stati di partenza, e infatti noi stiamo seguendo quella che è la tendenza prevista anche dall'Agenda 2030, che prevede tutta una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030, e una parte molto importante è quella che riguarda la cooperazione internazionale, la cooperazione allo sviluppo nei paesi di partenza, che consentono ovviamente la crescita
nel paese, e quindi evitano anche la costrizione a dover abbandonare il proprio paese. E calcolate che l'obiettivo dovrebbe essere lo 0,7 entro il 2030, e noi abbiamo fissato comunque un aumento allo 0,3 del PIL, stiamo parlando del PIL, entro il 2020. Però quello che, su cui io batto molto, è che ok, noi diamo questi soldi, però dobbiamo anche cercare di capire se effettivamente questi soldi servono a quel territorio, come vengono utilizzati, e quindi manca tutta una parte che fino adesso non è stata portata avanti, cioè la trasparenza anche, e anche un feedback su quanto effettivamente questi soldi possono essere stati utili in quei territori. E, ma veniamo a noi, brevemente, poi se non voglio togliere tanto tempo, magari lascio poi più tempo alle domande. Noi, come sapete bene, siamo associati più alla rotta balcanica, quindi si parla molto di flussi, ma nessuno, quasi nessuno, parla dell'altra rotta, cioè quella che arriva attraverso i movimenti via terra. E i numeri, insomma, io nell'ultimo anno, attraverso i vari sopralluoghi sul territorio, i vari incontri, ho praticamente stalkerizzato i nostri prefetti, li vedo e li sento costantemente. E i numeri comunque in tendenza sono alti rispetto, ovviamente non rispetto agli anni passati, ma rispetto all'anno passato forse un po' sì, però comunque è tutto molto controllato, cioè avvengono come distribuzioni, quindi non c'è il sovraccarico nella nostra regione, le persone vengono distribuite anche all'esterno, anche perché le strutture ovviamente hanno una capienza da rispettare. E, però insomma, anche su questo punto noi ci siamo mossi subito come Movimento 5 Stelle. Io personalmente ho presentato delle mozioni che impegnassero formalmente il governo a fare determinate cose, mentre gli altri continuavano a lanciare slogan tipo costruiamo muri, queste cose insomma irrealizzabili, anche che vanno a venire anche un po' di impressione, anche perché tra l'altro costruire un muro sulla nostra frontiera, sul nostro confine, che è di 232 km, insomma ci impieghiamo circa anni a costruire, a sistemare strade, vorrei vedere a costruire un muro di 202 km quando dovremmo impiegarci 15 anni, non lo so, fra 15 anni chissà dove saremo, cosa faremo. E, tra l'altro. E quindi a me, noi siamo rimasti molto stupiti perché abbiamo spinto tantissimo affinché anche la Lega, quando eravamo ancora insieme, sottoscrivessero questo impegno formale al governo dove si chiedeva gli aumenti della polizia sul confine, i dati sugli arrivi a terra che venissero resi pubblici, perché se voi andate sul sito del ministero trovate i dati degli arrivi a mare, ma degli arrivi a terra non c'è traccia, e quindi non ti consente neanche di affrontare il tema, la questione con una prospettiva strutturale, e quindi evitare che si arrivi sempre, o comunque che si rischia di arrivare all'emergenza. E la cosa assurda è che queste cose, insomma, loro si sono limitati a fare tanti belli annunci, però alla fine in concreto non si è concluso nulla. Allora, adesso io, insomma, non voglio dilungarmi, voglio soltanto dire che il tema è molto molto complesso e c'è tantissimo da fare. Come voi sapete, abbiamo già iniziato ad avviare questo dialogo a livello europeo abbiamo ottenuto comunque un buon risultato attraverso il nostro ministro Lamorgese a Malta, e batteremo, continueremo a battere su quello che c'è da fare, cioè una responsabilità condivisa da parte dell'Europa, una ricollocazione, una distribuzione automatica e veloce attraverso gli stati, cose che comunque stanno già facendo, ma su cui c'è ancora tantissimo da fare. Grazie. Ed ora passiamo la parola a Luca Sutt, il nostro portavoce alla Camera e che si occupa di attività produttive. Prego Luca. Sì. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia per essere qui numerosi questa mattina. Si sente? Sì. E io voglio parlarvi oggi, allora il tema di questo appuntamento l'abbiamo chiamato il Movimento 5 Stelle tra passato e futuro. E appunto vorrei soffermarmi a parlare di un passato recente, quello che riguarda la prima parte di questo nostro governo, quello che abbiamo portato avanti assieme al nostro partner, la Lega, e di quello che faremo invece in futuro, che stiamo già iniziando a fare, con invece questi nuovi partner di governo. E in particolare voglio soffermarmi però su una tematica che è sempre stata importante per il Movimento 5 Stelle da quando è nato, infatti è una delle 5 stelle del movimento, è appunto il tema ambientale.
L'ambiente è appunto è stato sempre presente ed imprescindibile per ogni nostro programma, sia a livello comunale, sia a livello regionale, ma appunto anche quello nazionale. E non vi nascondo che abbiamo avuto molte difficoltà in questa prima parte di governo insieme alla Lega a portare avanti appunto questa tematica, perché la Lega ha sempre avuto ed ha delle idee molto diverse e anche opposte rispetto alle nostre. Vi faccio un esempio, per esempio sul tema degli inceneritori siamo completamente dalla parte opposta. L'idea della Lega di bruciare letteralmente rifiuti e quindi nell'ottica comunque di un'economia lineare, quindi non circolare, è proprio totalmente all'opposto di quello che vorremmo noi. Anche qui, per farvi alcuni esempi, anche qui nella nostra regione ne abbiamo uno nella nostra provincia, tra cui tra l'altro stiamo sorvegliando anche da quella procedura che c'è di ampliamento, che abbiamo un termovalorizzatore qui in provincia di Pordenone, a Spilimbergo, ma ne abbiamo altri, ce n'è un'altra procedura di praticamente per la costruzione di un nuovo inceneritore a fianco di uno già esistente, che esiste già da 15-20 anni in provincia di Udine, a Manzano. Purtroppo sono degli impianti che seguono degli iter autorizzativi che vengono autorizzati dalla regione, e come sapete la nostra regione è a guida Lega, infatti avete potuto sentire anche delle assurdità dette dal presidente Fedriga e anche dall'ex sottosegretario Grava, che è qui del nostro territorio, della Lega, che era sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, in cui parlavano di inceneritori o di termovalorizzatori, come li definiscono loro, green. Due parole che non possono stare assieme, avere inceneritore e la parola green. E tra l'altro sì, loro sono convinti di parlare sempre con il termine termovalorizzatore, ma l'Accademia della Crusca, che ci viene in aiuto, dice appunto che la parola termovalorizzatore non esiste, perché non si chiamano inceneritori. E questa è la loro politica. Ma andando nel dettaglio appunto di questi tipi di impianti, una cosa che abbiamo fatto sempre osservare, anche quando ne parlavo e ne parlo ancora anche con loro direttamente della Lega, che partiamo da un principio che sta alla base della fisica, è il principio della conservazione della massa. Adesso non vorrei andare troppo nel dettaglio, nel tecnico, ma il principio di Lavoisier, che è stato il padre della chimica, della chimica, che dice che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi non esiste, non possiamo bruciare rifiuti e l'unica trasformazione è quella dell'energia. Si producono altre cose. Che cosa sono? Sono scorie, sono ceneri che sono tossiche, ed essendo tossiche devono essere trattate non come rifiuto normale, ma devono essere trattate come rifiuto speciale, comunque pericoloso, e quindi lì si aggiungono altri costi poi di smaltimento, ma soprattutto ci sono le emissioni che con gli iter autorizzativi sicuramente vengono autorizzati impianti che rispettano le normative dell'emissione, ma ricordiamo che non esiste una tecnologia al momento in grado di abbattere qualsiasi tipo di emissione. Faccio l'esempio della cosa più semplice: tutti quanti avete sentito parlare delle polveri sottili. Le PM10 sono quelle più con granulometria, insomma, più grande, riescono sì a essere abbattuti dai sistemi di abbattimento che sono presenti, insomma, che si possono utilizzare, ma le polveri, quelle più sottili, dal 2,5 in giù, sono polveri che sono impossibili da essere abbattute con le tecniche che al momento abbiamo. E queste polveri perché sono le più pericolose? Perché sono talmente fini che arrivano direttamente negli alveoli dei nostri polmoni e possono provocare, sono cancerogeni, quindi non esiste nessuna tipologia di incenerimento degli impianti, che attualmente anche quelli più nuovi che sono in costruzione, in grado di abbattere questi tipi di emissione. Quindi non esiste, come dicevo prima, l'assurdità, un inceneritore o termovalorizzatore, dir si voglia, green. Sono praticamente parole che non possono stare assieme.
Andando poi comunque dal punto di vista tecnico, gli inceneritori che viene utilizzato il rifiuto indifferenziato, viene opportunamente comunque lavorato per poter essere introdotto in questi tipi di impianti, ma la legge e le direttive europee prevedono che noi dobbiamo andare verso un aumento del riutilizzo dei nostri rifiuti, dobbiamo ridurre i nostri rifiuti e riciclare il più possibile. Per esempio, dice le norme insomma, europee dicono che entro il 2025 dobbiamo arrivare al 65% di riciclo e entro il 2030 il 70%. Quindi questo cosa vuol dire? Che degli impianti di incenerimento che prevedono un periodo di costruzione, di realizzazione che va dai 5-7 anni, se tutto va bene, e hanno un periodo di ritorno dell'investimento di oltre 20 anni, cosa vuol dire? Che se oggi noi costruiamo un impianto di incenerimento, lo avremo in funzione fra 7 anni e intorno al 2047, e ci si avrà un ritorno dell'investimento che ha fatto chi l'ha costruito. Quindi, sapendo che entro il 2030 dobbiamo spingere al massimo il riciclo, cosa daremo da bruciare a questo tipo di impianti? Quindi questo vi sta appunto per farvi capire che non è la tecnologia che noi, a cui noi dobbiamo spingere. E invece cosa dobbiamo su cosa dobbiamo invece spingere, fa parte delle proposte di cui adesso volevo parlarvi, appunto per collegarmi col futuro di questo governo, che è indubbio che con questi nuovi partner di governo, premetto, non ci fidavamo prima della Lega, ci fidiamo comunque poco di nuovi partner, ma ci permetteranno, questo nuovo governo ci permetterà di realizzare anche quello che non abbiamo potuto appunto realizzare prima con la Lega, e quello che riguarda appunto tutte le tematiche ambientali. Abbiamo è stato chiamato dal questo nuovo corso per l'Italia per quanto riguarda le politiche green, è stato chiamato con una parola in inglese Green New Deal, ma preferisco dire in italiano, è proprio un nuovo corso perché mettiamo al centro delle nostre politiche la tutela ambientale, che non deve essere fine a se stessa, ma dobbiamo utilizzare la tutela ambientale come motore di sviluppo anche economico del nostro paese. E l'avete sentito dire anche dal nostro ministro Patuanelli, che appunto è venuto la settimana scorsa in commissione attività produttive a parlarci delle linee programmatiche che il governo vuole portare avanti. E la tutela ambientale è proprio al centro di tutte queste di questa nostra azione politica. E abbiamo cominciato però a mettere giù le prime basi di questo nuovo corso green per questo nostro paese. Abbiamo già cominciato a mettere in piedi dei provvedimenti a riguardo. Abbiamo approvato la legge salvamare, che prevede una piccola cosa che potrebbe sembrare veramente semplice, ma i nostri mari sono pieni di microplastiche che poi i nostri pesci che mangiamo vengono assorbiti da loro e quindi vengono poi assorbiti anche da noi una volta che li mangiamo. Una cosa piccola ma molto importante che è stata fatta con questa legge è quella di consentire ai pescatori volontariamente, ma anche non volontariamente, perché con le tecniche di pesca comunque vengono pescate anche queste plastiche, gli consente di conferire questo rifiuto non più prima come rifiuto speciale, e molte volte capitava che questi pescatori lasciassero la plastica in mare perché sarebbe stato un iter burocratico e comunque anche costoso per loro di portare, e rischiavano anche di avere delle multe, di portare a riva questi rifiuti. Con questa legge abbiamo previsto che invece quei rifiuti sono normali rifiuti urbani e quindi potranno contribuire anche loro all'eliminazione delle plastiche nei nostri mari. Questa è stata una delle prime leggi che abbiamo approvato con questo nuovo governo. Ma non ci fermiamo qui.
abbiamo, è stato approvato questa settimana in Senato il decreto clima, che è il primo vero decreto che questo paese, che questo governo ha, degli ultimi governi ha fatto, che va veramente in direzione di un cambiamento di passo, un cambio di paradigma per il nostro paese che vuole, vuole cambiare. È facile, avete visto tutti in questi periodi, in questi movimenti studenteschi guidati da Greta Thunberg che parlano di ambiente. Tutti i politici si sono scagliati a favore di questa, ragazzina, più o meno tutti, di questa ragazzina che comunque sta facendo un grande lavoro su quel, per portare appunto alla conoscenza di tutte di queste tematiche, per questi cambiamenti climatici che ormai sono all'ordine del giorno, l'abbiamo potuto vedere anche in queste settimane che qui nel nostro territorio. Però c'è bisogno di azioni concrete, non basta parlare e sponsorizzare tra virgolette questi movimenti. Noi abbiamo fatto veramente il primo passo in avanti con questo decreto, che finalmente va a incentivare le aziende che si vogliono riconvertire verso una politica green, vuole incentivare il trasporto sostenibile sia dal punto di vista per esempio degli scuolabus che verranno incentivati per l'acquisto di scuolabus elettrici o ibridi, oppure vengono incentivate delle politiche per i nostri comuni di riforestazione urbana, e qui anche questo è un tema sempre stato caro a noi del Movimento 5 Stelle. Stiamo organizzando in queste settimane anche l'iniziativa Alberi per il Futuro, per piantare nuove piante. Siamo già due settimane che stiamo rinviando per queste condizioni climatiche e probabilmente lo faremo il prossimo weekend. Abbiamo previsto quindi molte iniziative che vanno con iniziative, quindi azioni concrete verso per dare una risposta a questo cambiamento della politica industriale del nostro paese. E vi dico ancora qualcosa parlando di temi di attualità. Se ne è parlato molto in queste settimane della famosa plastic tax. Se ne è parlato forse anche troppo in modo scorretto, perché come sempre qualsiasi cosa che proponiamo viene utilizzata per denigrarci, per parlare male del Movimento 5 Stelle. Questa della plastic tax mi ricollego al fatto che molti politici parlano di ambiente però senza proporre qualcosa di concreto. Proporre delle iniziative concrete vuol dire anche proporre delle iniziative coraggiose. E questa della plastic tax è un'iniziativa coraggiosa. Noi non vogliamo, non deve essere intesa questa come una mera tassa per le nostre aziende, ma deve essere un incentivo per le aziende a voler cambiare la propria politica industriale. Noi con il decreto clima, ma anche con quello che troveremo in legge di bilancio su cui ci stiamo lavorando, vogliamo incentivare le aziende a riconvertirsi, quindi a cambiare la tipologia di produzione, sia delle tecniche di produzione sia anche del tipo di plastica, quindi andare verso le plastiche biodegradabili, le bioplastiche, e questa tassa molto probabilmente verranno escluse tutte quelle aziende che producono appunto plastiche che siano biodegradabili o comunque che utilizzino al loro interno nel processo produttivo fino a una percentuale, che adesso stiamo valutando, di plastica riciclata. Quindi non riguarderà indistintamente tutte le aziende che producono plastica, ma sarà comunque un incentivo per le aziende, come dicevo prima, a volersi riconvertire. E queste sono alcune cose che stiamo facendo. Mi fermo qui perché non voglio dare spazio a Danilo, che ha molte cose da cui parlare. Grazie. Ciao, Danilo, per parlarci del Senato e di tutte le varie vicissitudini che ha affrontato nel precedente governo. Grazie. Benissimo, benissimo. Grazie infinite dell'organizzazione. Grazie infinite dell'affluenza. Non penso che siete tutti o consiglieri comunali, regionali, parlamentari o attivisti del Movimento 5 Stelle, quindi grazie a tutti i cittadini che sono venuti questa mattina ad ascoltarci. Avrete ascoltato delle parole degli amici e colleghi tra consiglieri comunali e regionali e nazionali, come siamo abituati ed è normale essere abituati a trattare argomenti molto molto complicati, perché avete
affrontato argomenti che necessitano di approfondimenti scientifici, di confronti, di comparazione con gli altri stati, di applicazioni di norme europee, tutte cose comunque molto complicate. E faccio questo cappello introduttivo che mi viene spontaneo, perché poi questo lo parametriamo, forza politica in calo di consensi Movimento 5 Stelle, con la forza politica che invece quando si è alleata con, ha fatto un governo, con un contratto di governo, com'è quella della Lega, invece parlando di titoli, parlando solo per titoli ed eliminando l'approfondimento, ed eliminando lo studio scientifico, ed eliminando i contenuti, invece ha duplicato il consenso. Per farvi capire come sia necessario uno sforzo personale per diciamo contestualizzare, per normalizzare la situazione, con tutti i difetti del mondo, per l'amor del cielo, perché siamo pieni di difetti personali, collettivi e di gruppo, però stiamo dicendo che affrontiamo argomenti complessi che hanno una valutazione in prospettiva a 20-30 anni, per quello stiamo facendo. Oggi cerchiamo di programmare il nostro futuro per non farci trovare impreparati quando invece si cade addosso qualche cosa perché è troppo tardi. Quello là invece dice: alziamo un muro sui Balcani, stop ai porti chiusi, e ve lo dice uno che era responsabile della sicurezza nella navigazione fino all'attracco della nave al porto, che la questione Lazio a porti chiusi era una cazzata, era una falsità, perché tutte quelle navi che sono state lasciate pendolare per giorni a poche miglia da Lampedusa piuttosto che da altri porti italiani, poi sono praticamente tutte sbarcate, ma la comunicazione effimera, fasulla e solo funzionale al consenso ha bucato, diciamo questo, quindi ha bucato. Quindi allora io vado a una valutazione che parte dal titolo di questo incontro, tra passato e futuro. Noi oggi stiamo facendo un ragionamento interno al Movimento 5 Stelle, verissimo, abbiamo un passato che in parte è fatto di sogni, che in parte abbiamo già realizzato, abbiamo tagliato i vitalizi, roba incredibile, però è passata come un passato, come se nulla fosse. Abbiamo tagliato 345 parlamentari, han passato anche quella, abbiamo fatto tutto in un periodo di calo del consenso, che tu dici ma porco cane, abbiamo fatto una roba rivoluzionaria incredibile che veramente da tanto tempo si aspettava, perché quell'aula lì è straordinariamente bella ma anche straordinariamente numerosa, paese con maggior numero di rappresentanti del popolo in Parlamento, ma tirami un po' di rappresentanti del popolo e dà un po' più di potere al popolo attraverso strumenti di democrazia. E l'abbiamo fatto anche questo. Nonostante ciò, noi siamo in calo di consenso. Quindi io stesso non trovo una grossa risposta. Certamente la risposta a questa situazione non è continuare ad avere ansia da consenso. Perché noi, io ritengo che, prima ovviamente addebito al sottoscritto la responsabilità, abbiamo iniziato a perdere consenso quando abbiamo creduto, abbiamo avuto paura di perderlo. E quindi con Salvini che attraverso l'hashtag con lui come un eroe che difendeva i confini, questo hashtag qua, sto riporta, abbiamo commesso l'errore di voler diciamo giocare alla stessa partita che giocava lo stesso Salvini. Questo è successo negli ultimi mesi e di conseguenza abbiamo iniziato a agire di rimessa, non più quella roba lì di cui state parlando voi, sto parlando soprattutto di soggetti che magari hanno un po' più di visibilità, perché sui territori i portavoce e attivisti hanno sempre fatto il Movimento 5 Stelle. Bravo. E quindi che succedeva? Un giorno c'era la tal materia, si parlava, che veniva come argomentazione la giornata decisa da altri, e noi quindi ad adeguarci con una linea comunicativa più o meno simile a Salvini, quindi sempre a giri di rimessa. Quindi non è che serva tanto per far tornare o far essere il Movimento 5 Stelle quello che effettivamente è semplicemente essere noi stessi e fregarcene se quella determinata cosa non è oggi l'argomento principale trattato dai TG, dai talk show o dai giornali, ma se è l'argomento per cui noi abbiamo deciso singolarmente o collettivamente di metterci in gioco, rinunciando a magari lo stipendio, perché magari lo tolgo a una fetta di lavoro più per i 5 Stelle gratuitamente e lavoro di meno per il lavoro che faccio, guadagno di meno, sto lontano dalla famiglia, sto lontano dalle passioni, dagli hobby, dallo sport che abbiamo, ma lo faccio con quello spirito. Quindi noi dobbiamo semplicemente ricordarci che se
torniamo a programmare il futuro parlando di tematiche, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, la smettiamo di, perché anche noi stiamo subendo questa cosa, i giornali parlano tutti di noi, oddio Di Maio, di qua non Di Maio, cosa farà il movimento, struttura tra partito, ma noi non dobbiamo ragionare in questi termini, noi dobbiamo ribaltare il ragionamento legandoci insieme, mantenendoci legati sugli argomenti, perché tanti di noi hanno partecipato in meetup come sottoscritto dal 2009 appena nato, e tutte le volte che ci si incancreniva nei ragionamenti dei meccanismi, tu parli un minuto, quello non poteva, questo, noi ci perdevamo, ma ci rafforzavamo quando parlavamo di tematiche. Quindi è giusto un ragionamento di una rivoluzione esterna sulle tematiche ed interna, ma non mettiamoci neanche troppo, perché è sufficiente per tornare ad essere noi. L'atteggiamento di quelli, ripeto, che fanno le cose che è giusto fare, anche se sembra che non sia il momento storico migliore. E che cazzo ce ne frega se non è il momento storico migliore? Bravo! Lo capiranno tra 5 anni, tra 10 anni. Amen. Noi siamo biodegradabili per questo. Non siamo biodegradabili perché utilizzando la stessa metrica di Salvini o di Renzi abbiamo perso, perché siamo persone, vogliamo dire che noi siamo persone semplici, per bene, siamo cittadini normali prestati alle istituzioni, che non riusciremo, grazie a Dio, ad essere come quel soggetto, come quei soggetti, perché loro sono politici di professione, sono dei veri professionisti dello scambio di potere e dello scambio di poltrone, e noi in quanto, oh ma Dio, siamo malati di onestà, siamo profondamente malati di onestà, non saremo mai capaci di ragionare con quella metrica, con quella metodologia, e quindi su quel piano ci fregheranno come siamo stati fregati quando si è creato il governo. Lo dico perché non ci sono più io, per l'amore del cielo, a me non me ne frega niente, stavo bene prima come sto bene adesso, ma quando tu pensi di giocare a una partita per cui questi sono 50 anni che giocano a quel gioco, non li freghi, sono dei campioni olimpici, e pensi di giocare alla partita al loro gioco, alla fine rischi e vai a perdere i ministeri fondamentali, perso il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MIT, Salute, tutti i ministeri che ti permettono di programmare il futuro, capisci che torniamo ad essere noi stessi. Ora parlo, mi perdonerete, con l'io, ma un io che rappresenta più noi, nel senso che io vi descrivo brevemente quello che è stata la mia esperienza al MIT. Allora, io al MIT ero evidentemente un marziano, sia come competenze tecniche, laureato in giurisprudenza, sia come, diciamo, esperienza politica, perché io sono entrato in quel contesto e uno con, diciamo, un politico di professione cosa avrebbe fatto? Si sarebbe tirato con sé gente che era sicuramente esperta del MIT, era dentro da 20 o 30 anni, politici, altri contesti di politici, oppure, che ne so, amici, colleghi che stavano sul territorio, e me lo portavo lì a fare il segretario, l'amministrativo, la segreteria tecnica, perché portavo gli amici o portavo i compagni di partito. Ho portato tutta gente che non c'entrava niente col MIT, perché ho detto, ma io entro veramente nella gabbia della fossa dei leoni, entro in una piscina piena di squali, se io penso di difendermi, non farmi mangiare da questi soggetti con gente che già da quel sistema viveva e in quel sistema lavorava, io sono morto. Quindi portiamo un professore di diritto costituzionale, una professoressa di diritto amministrativo, un magistrato della Corte dei Conti, un magistrato del TAR, due avvocati ed altri ragazzi straordinari con ottimi curriculum che non avevano niente a che vedere con il MIT, che da un certo punto di vista oggettivo dici, mamma mia, stai rischiando, però sì, sto rischiando, perché io voglio avere le mani completamente libere, ci metterà una settimana in più, ci sarà qualche piccolo ostacolo in più o qualche piccolo freno in più, però una volta che la macchina è partita, la rivoluzione la facciamo, perché era del tutto evidente che quel ministero fosse debole, sia internamente che indebolito dalla politica, e ora vi spiego il perché. Un ministero di questo tipo, ovviamente uno dice, cazzo, il MIT è 8.000 dipendenti tra sedi centrale e periferiche, più 11.000 della Guardia Costiera, 8.000 dipendenti, 3 sedi centrali a Roma e un sacco di sedi periferiche. Dipendono le autostrade, le strade, i porti, gli aeroporti, chi più ne ha, la motorizzazione. Io ho detto, ci saranno dentro un sacco di ingegneri e chissà quanti giuristi. No, erano quasi tutti amministrativi, quasi tutti in difficoltà a rispettare i tempi, con un approccio per cui una volta che la pratica è finita, siccome avevo 16 direzioni generali con sotto tante divisioni che sommate le quali costituivano una direzione generale,
capitava spesso che loro finissero un procedimento amministrativo e fatto di vari passaggi, di varie tappe, finita una tappa, prima che passasse all'altro, per l'altra divisione, per un'altra tappa, ne passava. Quindi ho detto, io devo fare certamente una squadra forte per riuscire a sanare, e saranno dentro anche persone bravissime ovviamente, perché è falso che siano tutti burocrati di Stato, molto spesso ci sono i bravi scoraggiati perché crescono meno uguale a chi invece di bravo non è. Quindi noi abbiamo cercato di rafforzarlo. E poi era debole. Perché era debole questo ministero? Non solo perché non aveva giuristi e ingegneri, ma perché la politica, negli anni, degli esperti della politica, governi di centro-sinistra, di centro-destra, l'aveva indebolito. A questo punto dico, ma se è così debole il ministero, quando sapete, quando i vasi comunicanti, quando qualcheduno, l'acqua si sposta, il potere va da qualche parte, perché il potere da qualche parte qualcheduno deve sempre comandare. E quindi andiamo a retroso e ricostruiamo per capire, ma chi gestisce allora tutti i benedetti soldi? Chi ha il principale vantaggio di un ministero tanto impattante? Ci è voluto poco per capire che erano i concessionari. Il vero potere del sistema politico, affaristico e mediatico è in mano ai concessionari. Di che cosa? Di beni pubblici. Ma sono pubblici questi concessionari? No, sono privati. Sono privati. Quindi chi sta al centro del potere e chi cerca di conseguenza, chi ha il potere di permetterti di essere un grande politico, statista, ben nominato o un coglione come ha cercato di far passare sottoscritto, sta in mano a questi signori. E io vi rispondo con i numeri, non è la mia opinione. La famiglia Benetton, che gestisce attraverso ASPI del gruppo Atlantia 3.000 dei 6.000 km di autostrade in Italia, nel 2017 ha avuto un lordo di 4 miliardi e un margine operativo di ricavo, cioè praticamente, non dico un netto, ma ci siamo vicini, di 2,4 miliardi di euro all'anno. 2 euro su 3 gli rimanevano in tasca. Mi dite voi se, ma neanche le multinazionali della dot-com, della Silicon Valley hanno dei margini di guadagno astronomici, neanche la criminalità organizzata ha dei guadagni di questo tipo. Quindi che cosa succede? Che quando tu dai ad un privato, che tra l'altro gestisce una cosa pubblica, che tu dici ma l'abbiamo costruita noi quelle benedette autostrade, ma le devi dare ad un privato, svendere ad un privato che pure ne abusa, con dei guadagni erano più forti di noi. Più forti di noi. Io quando sono arrivato ho letto determinate carte che dicevano al ministero, le erano arrivate fino al marzo, quindi 2 o 3 mesi prima che arrivasse il sottoscritto, intimavano al ministero e direttore generale e al ministro di turno di non pubblicare gli allegati K e X delle concessioni, dei contratti di concessione dove c'erano i margini di guadagno sulle tariffe, i margini di guadagno sui capitali investiti, perché ti dicevano che c'erano dei rischi civili, contabili, penali, oddio mio, mi portano in galera questi signori qua. Abbiamo detto, ma che cazzo se ne frega, siamo nel giusto, li pubblichiamo quegli allegati. E tutti hanno potuto capire che c'erano delle clausole capestro per cui i margini di guadagno di questi signori legali, addirittura legificati, decreto Prodi 2007 legificato, chiude il governo Prodi, va 2008, il governo Berlusconi lo converte in legge quel decreto, quindi tutti insieme legificati, clausole folli c'erano dentro. Ve ne dico una: se tu, Stato, revochi a te, concessionario, che hai la gestione di quell'autostrada, la concessione, per motivi legittimi di grave inadempimento crolla un ponte e c'è una strage di 43 persone, tu, Stato, che gli hai revocato legittimamente, devi pagargli gli utili che il concessionario avrebbe acquisito dal giorno della revoca fino alla fine della concessione, cioè fino a 20 anni. Ma voi dite, ma tu non sei, ma non riesco neanche a commentare una clausola di questo tipo, era stata inserita nel contratto e legificata, cioè tu, io te lo levo perché non sei stato in grado, te ne sei fregato, hai pensato al profitto, ai guadagni, te ne sei fregato di manutenerlo, di tenerlo in sicurezza, è crollato un ponte, sono morti 40, io ti revoco, guarda, ti dovrei cacciare pure dal paese, ti tolgo tutto, no, io devo pagare pure, ti devo pagare, e si trattava di cosa, 20 miliardi di euro, no, ma siamo veramente, per farvi capire, quindi, a causa dei governi, ma anche di Pietro, che avrete visto attaccare sul sottotitolo in tutte le TV, Di Pietro era ministro quando è stato convertito in legge sta schifezza qua, per farvi capire come chi era colluso e chi aveva semplicemente paura, perché era evidente
che se tu ti mettevi contro questo sistema ti avrebbe distrutto il sistema. Come? Legittimamente, attraverso il suo potere, per cui il presidente del consiglio di amministrazione di Atlantia, Monica Mondarini, era vicepresidente del consiglio di amministrazione del gruppo editoriale Gedi, l'Espresso, Repubblica, La Stampa e decine e decine di testate giornalistiche e online. Capisci che c'era quella commistione di potere incredibile, capisci? Oppure semplicemente, talmente sono ricchi e forti questi signori, per cui vengono a bussare a te, che hai un sito online piccolino, lavori te con un segretario, che magari ti do 100.000 euro di pubblicità all'anno, per pubblicità rivestita da Veneto, che ne so, tutto bellissimo, e ti dico, guarda che però se mi rompi i coglioni, io ti levo la pubblicità. Quindi che fa questo qua che ha famiglia, figlia, mutuo, deve vivere, dice no, a questo punto è meglio attaccare Toninelli che dire che dietro gli Aspi c'è la famiglia Benetton che non ha curato bene quell'infrastruttura, e quindi attacchiamo Toninelli. Quindi questo è il sistema che noi abbiamo di fronte. Quindi va bene parlarci all'interno, va bene parlare di riorganizzazione, ma raga, è solo questo atteggiamento, solo se teniamo l'atteggiamento dell'intransigenza, della profonda trasparenza, dell'onestà e del non aver paura perché siamo nel giusto in maniera compatta che noi riusciamo veramente a fare la rivoluzione in questo paese. E nel mio piccolo un po' di rivoluzione, nonostante gli schiaffazzi che prendevamo quotidianamente, l'abbiamo fatto, perché anche se quelle convenzioni erano legificate, quelle condizioni erano tali da arrivare fino al 2038, i fenomeni del PD e del Rio li stavano prorogando al 2042, se li stavano regalando, non togliergliela, ma gli davano 4 anni in più. Un po' di rivoluzione l'abbiamo fatta, quindi nel decreto Genova mettiamo una clausoletta che ti dice determinate cose, che ti dice che devi tagliare un po' questi enormi guadagni che hai all'interno, perché c'era perfino un paradosso che se io facevo un contratto con te per, che ne so, 1 milione di macchine per quell'anno, sparo a caso, e le macchine erano 4 milioni, questo perché si prendeva tutto il surplus di guadagno quadruplicato? No, ferma tutto, tu hai fatto un contratto con me per 1 milione dove guadagni già quella cifra lì e stai tranquillo, paghi il personale, c'è guadagno, bla bla bla, ma se ti triplicano il flusso di traffico, i soldi tornano ai cittadini, mi abbassi i pedaggi, mi fai più manutenzione, mi fai più, per farti capire, non abbiamo inserito questa roba qua. Come ad esempio, per farvi capire la follia che abbiamo ereditato dagli esperti della politica, se tu metti un cantiere nel contratto di concessione e non lo fai mai, il concessionario lo mette comunque già subito in tariffa, cioè previsto un cantiere da 1 miliardo ti va immediatamente in tariffa, quindi tu, utente della strada, paghi il pedaggio in più. Poi il cantiere non lo facevano mai il cantiere, perché c'era il fatto di tanto l'ho già messo in pedaggio e mi sono remunerato del cantiere. E secondo, perché la concessione passavano gli anni, andava a scadenza, quindi loro dicevano, siccome sono io l'unico a avere il progetto e ci metti in Italia tra preliminare, definitivo, esecutivo, ci metti tra i 5 e i 7 anni a fare il progetto, io tanto lo Stato so perfettamente che non può tornare da zero, perché si ribellano tutti, è 20 anni che si parla di quel ponte, se non lo facciamo si incartano, e se io ti revoco la concessione oppure non la do ancora a te la concessione, devo ripartire da zero, e quindi loro ottenevano anche la proroga. Cioè, con me le proroghe si erano finite, ho detto, signori, avete finito. E sapete come siamo riusciti nel 1° gennaio di quest'anno a bloccare il 95% degli aumenti sui pedaggi autostradali? Guardandoli in faccia, ho incontrato tutti gli amministratori delegati delle concessionarie autostradali, che probabilmente in 1 minuto guadagnavano quanto sottoscritto e voi guadagnate in 1 anno. E abbiamo detto, guardate che è cambiato tutto, Ora avete di fronte una persona e una squadra che ha una voglia matta di far tornare lo Stato forte. E loro sapevano di essere più forti perché avevano scritto nel loro contratto tutte quelle clausole capestro e tante belle cose che li rendevano degli studi legali strepitosi. Io ho detto sì, ma va bene, voi siete in vantaggio rispetto a noi, però occhio, perché le leggi le facciamo noi, soprattutto perché so che voi siete inadempienti da qualche parte, credetemi, o se non lo siete la prima volta che sgarrate, ve la facciamo pagare. Quindi, siccome hanno capito che era cambiato un po' l'indirizzo e che dovevano stare attenti, hanno deciso di non aumentare i pedaggi nonostante avessero il diritto sulla base delle clausole scritte all'interno di quei contratti, perché hanno detto forse è meglio non inimicarsi col ministro e quella forza politica, diamogli un segnale in modo tale che magari non ci revoca domani, non ci toglie quella gallina dalle uova d'oro. Per farvi capire come veramente bastano la rivoluzione parte dalle persone, dall'atteggiamento, dall'intransigenza, dal portare avanti, dal
portare avanti le cose giuste, dal portare avanti le cose giuste. Questo è quello che abbiamo fatto al MIT. Vi do alcuni dati per farvi capire. Noi abbiamo fatto insieme ai ragazzi che erano con me 70 uscite, chiamiamole così, in circa un anno al MIT. 70 uscite, di cui la maggior parte erano sopralluoghi, ma non in sopralluogo. Il sopralluogo con il camouflage, per cui, e anch'io all'inizio lo vedevo, per cui arriva il ministro, pitturiamo, riasfaltiamo quei 100 metri dove arriva, mettiamo su quella riga così la vede bella, un bianco luccicante, mettiamo il guardrail lucidato in quel tratto. Erano sopralluoghi per cui magari una giornata facevamo 7-8 cantieri e ANAS e RFI iniziavano a capire che non andavo lì a tagliare il nastro, ma andavo lì dentro il cantiere a parlare anche con gli operai e con le ditte private che ovviamente ci lavoravano in quei cantieri. Poi gli dicevo, quando mi dicevo, no perché qua sta il ministro, tra 6 mesi qua inauguriamo, tra 3 mesi quella tratta, bene, torno, gli dicevo. E quindi quando tornavo loro avevano capito come era cambiato un indirizzo, un approccio pragmatico. E quindi sapete cosa ha portato semplicemente questo diverso atteggiamento? Che i primi 8 mesi del 2019, sui primi 8 mesi del 2018, ANAS ha cantierato il 182% in più di cantieri, ha impegnato il 182% in più di soldi in cantieri, semplicemente perché aveva un ministro rompicoglioni che non andava a utilizzare ANAS per farsi la pubblicità a se stesso, a tagliare i nastri, come ahimè fanno tanti altri, ma andava lì da diciamo operaio a dire guarda che a me pare che qua non stia andando tanto bene la faccenda, io parlo con le persone e qua le persone si lamentano, doveva essere inaugurato 5 anni fa, ancora lì, quindi non mi pare che veniamo qua a doverci abbracciare e baciare tutti, ci sono dei problemi. E poi, oltre a questo atteggiamento che già di per sé cambia le cose, in un anno abbiamo fatto 2,5 decreti, abbiamo fatto il decreto Genova, ma avete mai visto una sciagura come quella equiparabile ad altre tante sciagure che ai noi vediamo troppo spesso in Italia, di diverso tipo, anche di natura con alluvione e quant'altro, ne sappiamo bene anche in questi territori, che in pochi mesi ha dato la casa nuova a tutte le 600 famiglie di sfollati. Cioè dopo pochissimi mesi, tutte avevano, e oggi Genova è uno dei peggiori timori, era oddio Genova non si rialza più. Genova vive sul porto, il secondo porto per scambio di merci dopo quello di Trieste, quindi oddio, senti, mi dicevano i giornali che gli armatori che portano lì le navi con i mega container andranno da Marsiglia, andranno da qualche altra parte, andranno a Rotterdam. Sapete cosa ha fatto Genova? Ha fatto ad agosto il record di merci, più 6%, non aveva mai fatto un record, ma perché? Perché abbiamo fatto un bel decreto, perché abbiamo creato le condizioni affinché Genova si rialzasse immediatamente. Però vabbè, in realtà secondo me non avete sentito tanto parlare di questi risultati, buoni numeri e quant'altro, avete sentito parlare di tante tante polemiche. Abbiamo fatto il decreto sblocca cantieri, il decreto sblocca cantieri che ad esempio avrebbe dovuto nominare il commissario straordinario al MOSE, io ero già pronto a luglio, poi Salvini ha fatto cadere tutto, non ho potuto più firmare il decreto, l'ha fatto adesso la ministra De Micheli e abbiamo rinnovato, semplificandolo, il codice degli appalti. Insomma, abbiamo lavorato un sacco, abbiamo prodotto un sacco, ma vi dico una cosa, prima, come c'era sottoscritto il Movimento 5 Stelle, parlavano solo di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutto girava attorno, nascevano cantieri bloccati come funghi, poi sapevi che erano, venivi a sapere che erano bloccati da 20 anni, da 30 anni, e io dicevo ma li dobbiamo sbloccare tutti noi in 2 settimane questi cavoli cantieri che sono bloccati da 20 anni, perché questa era la linea comunicativa che faceva credere e pensare che noi fossimo i responsabili di robe che invece erano bloccate da veramente da tanti anni. Non ne parla più nessuno dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avete fatto caso? Non ne parla più nessuno, io lascio quel giudizio, io non lo so, non lo conosco ancora il giudizio, ma non ne sta parlando più nessuno. Detto questo, concludo perché poi immagino che si debba andare a pranzo e inizia a essere tardi. Noi dobbiamo semplicemente ricordarci che nonostante, parlo come Movimento 5 Stelle ovviamente, nonostante tutti i difetti che abbiamo, rimaniamo la forza politica che è fatta esclusivamente per il bene dei cittadini come tentativo di attuazione delle esigenze, ma per un semplice fatto che io dicevo prima, noi siamo veramente cittadini prestati alle istituzioni ed è sufficiente abbandonare quell'impostazione tatticistica per cui magari non abbiamo fatto quella determinata cosa perché non era il momento storico più opportuno.
opportuno e torniamo alle decisioni giuste da fare adesso e subito, perché noi si torni semplicemente forti come prima e soprattutto compatti come prima, perché se un'organizzazione come la nostra di cittadini non, o meglio, perde quel senso di collettività e di famiglia che è la forza principale che sostituisce i denari che noi abbiamo sempre rifiutato dai finanziamenti pubblici al taglio degli stipendi, noi veramente lì perdiamo la nostra linfa vitale, perché solo se ci sentiamo uniti, leali tra di noi e fiduciosi tra di noi e quindi sposiamo un senso di collettività e di famiglia, noi continuiamo a realizzare questi sogni. Ma certamente non abbiamo perso questo nostro istinto primordiale, va semplicemente un po' rinvigorito. E comunque io sono convinto che il Movimento 5 Stelle rimanga oggi la speranza più importante e la rappresentazione migliore di quelle che sono le esigenze dei cittadini, indipendentemente da questo maledetto consenso. Grazie. Allora, grazie mille per aver, diciamo, rotto, io sono una donna, non posso dire grazie. Allora, ci mancano pochi minuti, ma abbiamo tempo per alcune domande. Se c'è qualcuno del pubblico che, vista l'occasione speciale, allora io pregherei di venire qui perché col filo là non riesco. Grazie. Salve, vi ringrazio per questa bella occasione, sono Damiano. Avrei voluto fare una trentina di domande, di cui nella prima trentina me ne sarei dimenticato, cominciando a formulare le prime, però cerco di andare subito al nocciolo. Allora, alcune di natura un po', non voglio dire tecnica, però di approccio alle leggi che sono state promulgate o su cui si sta lavorando. La prima è sull'IVA. E volevo chiedere se vi è mai balenato in mente l'idea di non sprecare tante risorse per evitare l'aumento dell'IVA, considerando che i paesi che in Europa stanno meglio sono quelli che hanno un'imposta sui consumi più alta e una tassazione sui redditi più bassa. Prima cosa, se non vado errato intorno ai 22-23 miliardi di risorse che sono state utilizzate, che probabilmente si sarebbero potuti utilizzare sul cuneo fiscale, sulle infrastrutture e dare una botta molto importante per la ripresa del paese. Questa è una. L'altra era sull'IVA, siccome io vengo da quei posti, sono pugliese, abitavo a 40 km da Taranto, un pochino conosco quella realtà, siccome faccio anche l'RLS in una multinazionale del territorio, io continuo a ripetere che probabilmente è arrivato il momento di chiudere quelle attività produttive che fanno più morti che reddito. Credo che il Movimento 5 Stelle su questo tema, come in passato da 30 anni a questa parte, tutte le forze politiche non abbiano mai avuto il coraggio di affrontare questa tematica, non si riesce ad affrontare probabilmente anche per lo stesso motivo per cui si perde tempo sulla tematica degli inceneritori, perché non si ha lungimiranza e non si riesce a programmare tutta una serie di interventi per gestire il problema dei rifiuti in maniera seria e quindi senza impatti negativi per la collettività. E quindi credo che ci sia stata un po' di timidezza. Poi, al di là di queste cose un po' più pratiche, la cosa che mi preoccupa, che preoccupa probabilmente tutti i sostenitori, tutti gli elettori del movimento, riguarda il fatto, se ne è parlato poco, questa è una piccola critica che faccio al tavolo, visto che il tema era il Movimento 5 Stelle tra passato e futuro, abbiamo parlato e abbiamo ascoltato molto sul passato recente, molto sul presente, però sul futuro c'è stato poco in questa circostanza di detto. Quindi poche proposte, poca visione. A me farebbe piacere che ce ne fosse molta di più, che si potesse parlare molto ma molto di più di futuro, soprattutto cercando di recuperare quella che era la forza propulsiva del movimento
dalle origini. Quindi, come ha detto giustamente Toninelli, maggiore, non solo lui, maggiore contatto con i cittadini, molto più integralismo, molto più forza. Grazie. Grazie. Chi vuole rispondere? No, magari prendiamo giù. Ah, va bene, c'è qualche altra domanda? Allora, i due. Sì. Grazie, buongiorno. Sono Gilberto Oria, di origine della Colombia, cittadino italiano, con laurea all'Università di Trieste in Economia dell'Ambiente e laurea in Gestione Ambientale e Risorse Naturali con l'Università Santiago de Cali della Colombia. Collego questo, la mia presentazione, perché prima Mauro e anche Sabrina dicevano due cose che mi fanno anche con il senso delle mie origini e della mia esperienza. Il motivo che mi ha portato a amare il Movimento 5 Stelle, 5 Stelle dal suo inizio, è perché il Movimento 5 Stelle lo vedo come il principio, il punto centrale della democrazia. La democrazia che non c'è, come lo dice il professor Paul Gilbert, la democrazia che non c'è. Democrazia che non viviamo noi, perché se l'hanno rubato, se l'hanno sequestrato. Sì? E viviamo in partitocrazia e plutocrazia, che sono quelli che, diceva Danilo Toninelli, che governano, che dominano le decisioni di tutti gli stati. Se noi non facciamo questa forza di recuperare, di riscattare la democrazia di questo sequestro, allora non siamo niente. La vedo come il punto di partenza non soltanto per l'Italia, ma la democrazia che parte dall'Italia per riscattarla in tutti gli altri paesi. Sì? Innanzitutto la Colombia, che in questo momento sta vivendo uno dei momenti più difficili, come il Venezuela, l'Argentina, il Cile, perché la democrazia se l'hanno rubato e se la tengono in mano questi signori della plutocrazia. Sì? Sì? La domanda che farebbe, sì? Che faccio con tutto il rispetto al Movimento 5 Stelle in questo momento di caduta, sì? Non sarà che abbiamo perso questa anima del movimento con cui è stata nata, per aver caduto in questo senso del assistenzialismo, con tutto il rispetto, da una parte del movimento, alcune parti di persone del movimento che ci stanno facendo tanto male per riscattare questa democrazia che è quella che tengo al cuore. Grazie. Vi chiedo di essere brevi nelle domande perché abbiamo il tempo limitato, entro le 12 dobbiamo uscire. Prego. Brevi. Devo finire? No, niente. Mi chiamo Francesco e sono del Movimento 5 Stelle. Allora, io continuo alla domanda che ha fatto il corso della democrazia. Devo fare un gesto. Qui ho una lista di buona parte delle leggi fatte dal Movimento 5 Stelle. Sono leggi che ho sempre sognato, eppure è come se non aveste fatto niente, non è percepito da nessuno. Quindi devo dirlo, io sono siciliano di nascita, i giorni qua sono andato in Sicilia e parlavo del reddito di cittadinanza. Tanta gente è felicissima di averlo avuto, proprio gli ha dato la vita. Una vecchietta di 87 anni ce l'ha col Movimento 5 Stelle, perché il CAF gli ha detto che dai suoi calcoli la pensione di cittadinanza doveva dargli un incremento di 120 euro. Siccome gliene sono dati solo 58 di aumento, per lei ce l'ha col Movimento 5 Stelle. Non gli hanno fatto capire che ha avuto un incremento di 58, no, gliene hanno rubati 60. Perché dico questo? Perché mi collego al fatto che, secondo me, un movimento onesto ha bisogno di un popolo onesto per fare buone leggi. E qualche volta così non è. Mi spiego? E dentro ci metterei tutti quelli che devono divulgare. Cioè in Italia
niente è stato fatto se non lo dice la stampa. La realtà passa attraverso quello che io ho definito il circo mediatico. E dentro c'è tutto, anche quello che hai detto prima tu. La signora che è nel consiglio amministrativo dell'Espresso. 30 anni fa ci si chiedeva perché c'è questa corsa in padronese dei giornali. La domanda è, scusami, effettivamente mi perdevo. Tonelli, ascolta. Se non facciamo niente per bilanciare questo strapotere che hanno i mass media, il circo mediatico, è come se non avessimo fatto niente, perché non è percepito niente. Questo è il punto essenziale, è una tragedia, ma è così. Impegniamoci su questo. Impegniamoci su questo. Grazie. Mi spiace fare la parte della cattiva, ma se avete delle domande fatele, perché sennò brevissime, grazie. Sì, brevissime. Mi chiamo Franco Rosso, sono in pensione, fatto giornalista tecnologico per 40 anni, a Milano. Che qui non vogliono sentire parlare di città Milano. La domanda è questa, in riferimento al futuro e soprattutto alle visioni, occupando di tecnologia, sono partito dal computer e adesso sto con il cervello sull'auto senza pilota e soprattutto sui droni. Allora, i primi elementi che sono emersi fra intelligenza artificiale e auto senza pilota è la possibile sparizione di assicurazioni, carrozzieri, vigili urbani, tutta una serie di professionalità che, come dicevi tu, tra 30 anni ci saranno. Come faremo allora a questo punto, considerando quello che io ho definito e che spero di diffondere, la velocità del cambiamento, che non può essere gestita a livello locale, ma può essere gestita solo a livello globale? Con i droni, addirittura, se l'annuncio è vero, la Rolls Royce, l'anno scorso l'ha fatto, ma io non ho ancora visto nessun progetto, ha fatto un drone, 4 persone, 400 km di autonomia, 200 all'ora. Domanda, servono ponti, servono strade, servono navi, aerei, io posso atterrare dove voglio in 8 metri quadrati, grazie. Allora, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione. C'è ancora l'ultima, perché sennò non riusciamo a rispondere. Solo 4 parole. Il vostro primo governo, chiamiamolo governo 5 Stelle, è stato l'unico governo da quando sono nato che mi è sentito un po' orgoglioso di essere quelle cose che mi pare che penso che abbiano capito tutti. In ogni caso voglio dirvi una cosa, io sono un imprenditore, la politica è un po' come una fabbrica, tu puoi produrre la cosa più bella del mondo, ma se non la sai vendere fallisci. Quindi datevi una mossa e fate una bella pubblicità, ma se non gestite la stampa non farete niente. Quel signore lì che viene dalla Colombia, io l'ho apprezzato moltissimo, e questa è la verità. Grazie, allora grazie delle domande. Iva, vado, poi rispondo in parte, poi do la parola anche a voi, devo rispondere solo io. Allora, sull'IVA, al primo interlocutore che ha fatto la domanda, io penso che non ci fossero le condizioni, non possono esserci oggi le condizioni per far gravare sulle famiglie una spesa media di 540 euro in più all'anno. Allora, un ragionamento molto complesso che puoi fare solo in un contesto sociale di pace sociale, di equità, di giustizia civile, e in cui la disoccupazione è tale per cui si può affrontare il futuro con serenità. Oggi ci rendiamo conto che la natalità, siamo il paese con la minor natalità. Io quando incontro ragazzi che sono fidanzati, sposati, hanno 30 anni e mi sento dire no, ho paura per il futuro, come posso, ho un lavoro precario, quindi, come posso avere un figlio se
no ragazzi, non ci siamo, quindi come puoi oggi dare un'altra incertezza di stabilità su un ulteriore costo in un contesto di incertezza? Perché abbiamo fatto il reddito di cittadinanza che è stato mal visto al nord, ed è evidente questa cosa, era l'ultima della classifica tra i punti che un cittadino del nord, io sono lombardo, anche in Friuli immagino che fosse così, ma è proprio per ristabilire un contesto di equità sociale, di serenità per l'approccio verso il futuro, che magari può dire una coppia, ok va bene non lavoro, ma quella possibilità di trovarlo grazie agli strumenti di centri per l'impiego, e quindi amiamo l'idea di volere un figlio e possiamo farla per la maggior serenità verso il futuro. Ilva, è vero, ovviamente, noi mi viene da dire, avete letto ieri che pubblico ministero che sta portando avanti le indagini della procura per la questione Ilva, ha detto un pubblico ministero che lo scudo penale ambientale tolto dal Movimento 5 Stelle, grazie al cielo che li abbiamo tolto, gli fai fare quel cavolo che vogliono pure inquinando e ammazzando i tarantini, mi sembra assolutamente scontato, ma questo scudo penale era una scusa. E mi ricordo perché avevano sbagliato il piano industriale, hanno sbagliato i calcoli, la produzione molto più bassa, e quindi stavano facendo man bassa, prendevano quello che potevano e poi se ne stavano andando, anzi, è proprio togliendo lo scudo penale che li abbiamo smascherati, perché altrimenti sarebbero andati avanti a prosciugare coloro che rimaneva dell'ex Silva, e poi dall'oggi al domani se ne andavano e chi si è visto, e tutti impreparati, perché la differenza nostra rispetto agli altri, che potrebbe essere, anzi può, io soprattutto l'ho vissuto sulla mia pelle, essere controproducente, che noi non è che vogliamo nascondere sotto il tappeto il problema, e gli altri hanno sempre fatto così, all'Italia, diamo i 100 milioni, tanto il governo finisce tra un anno, e per un anno non ne parla più nessuno, che cavolo se ne frega, sarà il nuovo governo a avere la patata bollente quando alza il tappeto. Invece noi diciamo no, andiamo a fondo nel dossier IVA, complicatissimo dopo i rimandi dell'affrontare il problema seriamente, per risolverlo concretamente. Per 10 o 20 anni è ovvio che quando alzi il tappeto, ragazzi, c'è una montagna di schifezze lì sotto che è difficile da pulire, da mettere a posto, laddove ci sia poi la possibilità, non sempre neppure è possibile farlo. Quindi Ilva, oggi abbiamo una questione occupazionale enorme di persone che addirittura dicono io ho bisogno del lavoro per pagare il mutuo, ma so che mentre lavoro avveleno mio figlio, cioè siamo arrivati al paradosso. Quindi lì c'è il piano industriale, ma prima del piano industriale c'è il piano ambientale, di bonifica, di riqualificazione, di riconversione, e oggi questo stiamo facendo per riconvertire quella roba che oggi è iperinquinante e che se tutti dicono aver ammazzato chissà quante persone, per farla diventare qualche cosa che lo sia completamente, in maniera completamente diversa, cioè non più inquinante. Sulla democrazia non so, vuoi rispondere tu così non rispondo tutto... Tutto io sulla democrazia intera, poi ti passo la parola a Sabrina. Sugli strumenti, allora, la stampa, verissimo, difficile ovviamente toccare il sistema, perché il sistema è un sistema chiuso. Il sistema che oggi comanda, perché per la potenza e la ricchezza che ha il sistema dei concessionari in particolare, cioè dei colossi industriali, è talmente dentro il sistema politico, è talmente dentro il sistema della stampa, che va bene, poi la riforma della RAI è fondamentale, noi possiamo incidere sulla riforma della RAI per permettere che in RAI vadano a parlare, lavorino persone che possono fare crescita di carriera per meritocrazia e non per chiamata politica, questo sì. Poi c'è tutta una stampa che invece non è pubblica ma è privata, lì gli stiamo tagliando i fondi pubblici, grazie a Dio, cioè c'è qualcuno che legge il Libero Quotidiano per farvi capire che prende milioni e milioni di euro all'anno di finanziamenti pubblici, Libero Quotidiano che ogni giorno prende il Movimento 5 Stelle o Radio Radicale con cui non sappiamo niente, sono constatazioni oggettive, che ha preso decine o centinaia, non lo so, ma chissà quanti milioni di euro ha preso per raccontare i fatti avvenuti in Parlamento e non solo, sotto una chiave partitica. Ma di cosa stiamo parlando? Tu sei capace di vendere quello che dici o di vendere quello che produci, benissimo, di che i 5 Stelle fanno schifo e che quel partito è bellissimo, però lo dici con i soldi tuoi, vuol dire che devi essere capace di vendere quel prodotto. Quello lo possiamo fare, ma credimi che è difficile scardinare il sistema, Noi stiamo provando con la revoca delle concessioni, non per scardinare il sistema, ma perché hanno fallito nella gestione di quelle concessioni, per cui si sono ingrassati enormemente, quindi non le puoi più tenere. Ma scardinare un sistema che è bene oliato e che ha le porte girevoli dei politici, per cui escono dalla politica e entrano a lavorare in questi colossi industriali, perché è così, a botte di milioni di euro, fanno assumere persone, finanziano i partiti,
è piuttosto complicato, ma ciò da dire questo, al dire che non siamo in grado di fare niente, ne passa la riforma del sistema radio televisivo italiano della RAI è assolutamente basilare, perché l'occupazione partitica, e non ci siamo riusciti a farlo, non siamo ancora riusciti, questo è vero, l'occupazione partitica dello strumento di maggiore informazione che è la RAI, che oltre ad avere TV ha anche un sacco di altre cose, è assolutamente fondamentale. Ti passo la parola. Pochissimo tempo, quindi soltanto per agganciarmi a questo, infatti vabbè, Danilo l'aveva già detto prima, è vero che effettivamente le cose che abbiamo fatto è difficile riuscire a raccontarle con questo sistema che è ben ben radicato, è difficile, abbiamo detto, ma sicuramente non è impossibile, però non può cadere dall'oggi al domani, e nell'immediato la cosa che possiamo fare è appunto continuare come stiamo facendo anche grazie al vostro aiuto a raccontare anche nel quotidiano, incontrando le persone, a raccontare quello che stiamo facendo, sarà veramente l'aiuto di tutti quanti in attesa di riuscire ovviamente a eliminare il sistema, e soprattutto adesso ovviamente il movimento, come sapete, sta subendo dei cambiamenti molto grandi anche a livello organizzativo, abbiamo bisogno di radicarci nei territori, abbiamo bisogno di organizzazione, su tutte cose che fanno parte di questo processo che ovviamente ci porterà, ovviamente io spero, a riuscire ad arrivare il più possibile alle persone. Voglio solo aggiungere io una cosa per quanto riguarda l'ILVA. Bisogna tener conto che è certificato, perché c'è una sentenza che dice che l'area caldo dell'ILVA è sotto sequestro perché causa eventi di malattia e morte. Quello che gli ha permesso di continuare però a produrre in questi anni sono dei decreti che hanno fatto tutti i governi, se sono passati nei governi negli ultimi anni. Quindi l'azione che abbiamo fatto noi, sì, è stata giusta, quella di togliere lo scudo penale, perché non possiamo consentire a questa azienda di produrre morte, perché questo è un dato di fatto. E tra l'altro il piano ambientale che gli è stato imposto e che l'azienda doveva perseguire, che ha seguito in pochissima parte, comunque non sarà la soluzione. Non sarà la soluzione perché c'è uno studio che se non si realizza il piano ambientale si potranno ammalare 22.000 persone. Se si realizza completamente il piano ambientale si potranno ammalare 12.000 persone. Quindi questo sta a significare che quel piano non serve assolutamente a nulla, non è inaccettabile. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, come diceva prima Danilo, dobbiamo portare alla chiusura dell'area caldo e cercando di trovare la soluzione, però bisogna avere una visione per l'acciaio in Italia e una visione per quell'azienda che è la più grande area caldo che abbiamo in Italia. Ma area caldo se ne sono già state chiuse in Italia. Nel 98 a Genova è stata chiusa l'area caldo, è stato fatto un programma per la chiusura che è durata 6 anni e che è molto più piccola, area caldo molto più piccola rispetto a quella tanto, ma la Genova è stata spostata tanto, è molto più grande. A Trieste abbiamo la ferriera, adesso è da un po' di tempo che ha aperto un tavolo al Mise, lo sta seguendo personalmente adesso Stefano, che è anche triestino, quindi conosce bene anche la realtà, che porterà in accordo con l'azienda, con gli investimenti che farà anche l'azienda, alla chiusura dell'area caldo e al potenziamento dell'area freddo, che non comporta dei danni ambientali alle persone come può creare quella dell'area caldo. Quindi la cosa da fare è, noi stiamo col piede giusto, abbiamo fatto in modo che quello scudo penale non venisse rimesso. C'è bisogno di una visione, c'è bisogno di un lavoro di tutti quanti assieme. Stefano, quando è venuto Patronelli, è venuto a riferire in aula, l'ha detto tutti i partiti politici. Dobbiamo fare un lavoro tutti assieme, lasciamo perdere i colori politici. Qui stiamo parlando del futuro dell'Italia, produttivo e della salute dei cittadini. Va bene, allora, intanto siamo giunti alla conclusione, io purtroppo anche i tempi tecnici. Io vi ringrazio tutti i portavoce nelle varie istituzioni e nei diversi gradi delle istituzioni per averci messo non soltanto la faccia ma anche la competenza, quindi grazie. E ringrazio tutti voi per essere qui ad ascoltarci e ad aiutarci, perché questo è il senso ultimo.
Io vi ricordo che c'è la possibilità di collaborare con il Movimento 5 Stelle qui a Pordenone. Noi ci si trova martedì 26, vi ricordo, alle ore 21, in via Beato Dorico al 12, presso il nostro InfoPoint, che è sorretto da tutti noi, diciamo con il nostro contributo personale, da tutti i portavoce. Quindi è anche uno sforzo, diciamo, di rimettere in circolo il gettone di presenza che abbiamo per ancora la cittadinanza. Quindi è anche un nostro mezzo per aiutarci. E quindi vi rinnovo l'appuntamento e vi dico che Pordenone, Movimento 5 Stelle, c'è. Grazie.